Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6, ovviamente interamente dedicata all'emergenza sanitaria relativa al coronavirus. Partiamo con le parole dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Ogni ASL abruzzese ha da settimane individuato i cosiddetti Covid hospital, strutture appositamente dedicate alla cura di pazienti che hanno subito il contagio da coronavirus. Secondo l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri, quando tutte le strutture saranno pienamente operative, la Regione Abruzzo potrà rientrare in una normalità sanitaria che consentirà di dare il giusto spazio alla trattazione delle altre patologie. La rete di presidi ospedalieri dedicati al Covid che si sta delineando nella nostra regione ci consente di iniziare a programmare un piano per la riapertura di tutti gli altri servizi sanitari, ripristinando l'assistenza che eravamo stati costretti a rimodulare per far fronte all'emergenza. Lo sottolinea l'assessore alla salute Nicoletta Veri, commentando i progetti che stanno prendendo forma su tutti i territori. Ogni ASL ha dunque individuato una struttura, già di proprietà, da allestire o riconvertire per il Covid. All'Aquila saranno ricavati circa 120 posti letto all'ospedale San Salvatore, ubicati nel Delta 7 Medico, con un investimento che attualmente è di 1.600.000 euro. Gli interventi sono già a buon punto e in un secondo momento si procederà anche a potenziare una serie di servizi collaterali come l'implementazione del laboratorio analisi. La ASL Lanciano Vastocchieti ha individuato come presidio Covid il San Camillo di Atessa. Nel nosocomio sono già stati attivati 48 posti letto su un totale previsto di 140 e sono iniziati i ricoveri dei primi pazienti trasferiti da altri ospedali della provincia. Ad Atessa al momento vengono presi in carico pazienti con quadro clinico a bassa e media intensità. L'investimento per l'adeguamento è di 1,5 milioni di euro, in parte finanziato da una cordata di imprenditori. A Pescara si è scelto di puntare sullo stabile ex IVAP di via Rigopiano. Saranno riconvertiti 4 piani dell'edificio in cui verranno ricavati 214 posti letto, di cui 40 di terapia intensiva. L'investimento complessivo è di circa 11 milioni di euro, di cui 7 finanziati dalla Protezione Civile Nazionale, 3 dalla Banca d'Italia, mentre il resto sarà a carico della ASL. Nel frattempo, oltre ai posti letto riconvertiti del Santo Spirito, ne sono stati attivati 23 al San Massimo di Penne, che dispone anche di 4 posti di rianimazione. La ASL di Teramo infine ha riconvertito in tempi brevissimi il presidio ospedaliero di Atri, che ormai da diverse settimane già accoglie i pazienti Covid, aumentando la dotazione di posti letto in terapia intensiva e aprendo anche alla sperimentazione di nuovi farmaci e terapie. Al San Liberatore sono attivi 79 posti letto, di cui 8 in rianimazione. A questi si aggiungono quelli attivati nel terzo lotto del Mazzini di Teramo, 37 in totale, di cui 17 di rianimazione. La ASL, per le opere di messa in sicurezza e trasferimento, ha investito circa 500.000 euro. A breve, con l'entrata in vigore di tutte le strutture dedicate, conclude l'assessore Veri, potremo gradualmente tornare ad una sorta di normalità sanitaria negli altri presidi, ben sapendo però che con il Covid dovremo continuare a convivere ancora per lungo tempo. E a proposito di Covid Hospital, noi apriamo la nostra consueta finestra in diretta. Dicevamo di Covid Hospital, oggi siamo al San Liberatore di Atri, presidio scelto in provincia di Teramo per la cura dei pazienti affetti dal SARS-CoV-2. Do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti, che ritrovo come ogni dì. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche al sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti. Siete proprio all'esterno dell'ospedale San Liberatore di Atri. Ciao, buongiorno. Sì, grazie, grazie Jacopo. Buongiorno, siamo all'esterno dell'ospedale San Liberatore di Atri. Buongiorno al sindaco Salve. Pier Giorgio Ferretti. Grazie ovviamente per averci voluto dedicare qualche minuto del suo tempo nel nostro TG. Allora, sindaco, ci eravamo visti quasi un mese fa, che era quella sicuramente una situazione di grande emergenza. È passato un mese, l'emergenza resta, l'ospedale di Atri già da diverso tempo un ospedale Covid-19. Qual è ad oggi la situazione? Beh, la situazione chiaramente ha avuto un'evoluzione, l'ospedale di Atri indubbiamente continua a rispondere in maniera eccellente a quella che è l'emergenza dettata dalla pandemia in corso. Ad oggi ci sono 83 ricoverati tra Covid e sospetti Covid, perché l'ospedale è tutto destinato naturalmente, come è noto, ai malati Covid. E ci sono stati circa addirittura 140 dimessi. L'ospedale ha accolto
nel corso del tempo non solo malati della provincia di Teramo, ma è stata anche sfogo, come lo era prima da sempre l'ospedale di Atri, anche per la provincia di Pescara. Mi pare che intorno a circa 40 ricoverati dalla provincia di Pescara ci sono stati nel corso di questo mese. Come dicevate prima, si è iniziato anche con la sperimentazione che sta funzionando, sembrerebbe molto bene, a Udine, dell'ozonoterapia. C'è stata un'autorizzazione regionale per il primo paziente, si è in attesa di quella che è una più ampia autorizzazione complessiva da parte del Comitato Etico. Sindaco, lei nei giorni scorsi ha voluto giustamente sottolineare la grande professionalità e il grande impegno costante quotidiano di medici, sanitari e tutti coloro che lavorano ormai all'interno questo dell'ospedale. Non lo devo dire più io, insomma, basta sintonizzarsi anche su Rai 1, nel senso, quella che è stata la risposta del presidio ospedaliero di Atri era una risposta su cui io ho creduto per primo dall'inizio, ma oggi non serve più che lo dica io, non serve più che io ringrazio testimoni quella che è la professionalità e la generosità umana di quelli che sono tutti i dipendenti, gli operatori sanitari e non sanitari del presidio ospedaliero. Possiamo dire, ne avevamo parlato anche qualche settimana fa, che questa riconversione del San Liberatore in ospedale Covid apre importanti orizzonti per il futuro di questa struttura, di questo presidio ospedaliero. Certo, ci sono tante voci in giro, so che tecnici del presidio ospedaliero stanno già lavorando per una riconversione graduale dell'ospedale San Liberatore. Quello che noi chiediamo e su cui abbiamo avuto rassicurazioni è che l'ospedale torni ad essere quello che era prima. Anche in questa occasione ricordo che dopo l'ospedale del capoluogo teramano era quello che offriva le maggiori prestazioni in termini specialistiche di tutta la provincia di Teramo, accogliendo anche parecchi pazienti dalla provincia di Pescara, con un potenziamento, perché un potenziamento in alcuni reparti, specie ad esempio di anestesia e rianimazione, implicherebbe che dall'ospedale di Atri su alcuni reparti e su alcuni servizi, su alcune prestazioni si potrebbero addirittura eliminare tutte quelle che sono le liste di attesa della provincia teramana. Sindaco, prima di coinvolgere anche lo studio, parliamo un attimo della situazione generale. C'è un lento, graduale calo di positivi nella nostra regione, però ci sarà ancora molto da lavorare, perché i numeri inducono all'ottimismo, ma la situazione non è assolutamente risolta, l'emergenza resta. L'emergenza resta, questo è chiaro, altrimenti il periodo della quarantena, la cosiddetta fase 2 sarebbe già iniziata. Invece se evidentemente il governo ha ritenuto di dare inizio a questa fase il 3 maggio, vuol dire che dobbiamo porre ancora molta attenzione su quelli che sono le attenzioni riproposte dal governo. Sulla fase 2 anche noi ad Atri ci stiamo organizzando. Per quanto riguarda i buoni pasto, ne abbiamo consegnati circa 2.800, quindi un grosso numero, e per questo ringrazio anche gli uffici e tutti i volontari che si sono azionati in maniera decisamente tempestiva. Sulla fase 2, ecco, l'obiettivo adesso è anche porre l'attenzione, l'amministrazione sarà molto attenta a tutte quelle che sono state le saracinesche chiuse in questo periodo e che hanno bisogno chiaramente di una mano. Jacopo, il sindaco Ferretti ci ascolta, se c'è qualche domanda da studio siamo a disposizione. Sì, innanzitutto buon pomeriggio sindaco. Io, insomma, tornando un po' sulla vicenda degli ospedali Covid, volevo un parere dal primo cittadino di un centro che ha un ospedale dedicato alla cura dei pazienti affetti da SARS-CoV-2. Soprattutto in relazione, sindaco, ai contagi all'interno di presidi sanitari, e ne abbiamo avuto purtroppo, ai noi, testimonianza anche nella nostra regione, situazione questa che non mi sembra ci sia stata ad Atri, e questo va ad ulteriore merito. Certo, ad Atri i contagi all'interno del presidio ospedalieri sono stati limitati, se non sbaglio i dati ad una settimana fa, ma quelli che erano significativi, ora non ho avuto onestamente più aggiornamenti, proprio perché questo problema ad Atri è stato limitato, erano stati 4, di cui tra l'altro mi pare 2 non presi all'interno del presidio ospedaliero, sì.
Poi a proposito della fase 2, se ne è parlato spesso, la fase 2 per i cittadini, ecco, la fase 2 per i presidi ospedalieri, cioè c'è una prospettiva a brevissimo termine di far tornare il San Liberatore di Atri a essere ospedale Covid, ma anche riattivare alcune specialità, ecco, ci si sta pensando? Ecco, su questo io mi sto sentendo appunto sia all'interno del presidio ospedaliero con la direzione sanitaria chiaramente e con gli altri tecnici che comunque coadiuvano in questo periodo la direzione sanitaria. Ho detto insomma che come in tempi recenti mi ero sentito anche con il dottor Pallini che ha dato una mano concreta al presidio ospedaliero essendo pure un esperto di situazioni emergenziali, con il dottor Di Quirico oltre che con il direttore Iommarini con la direzione sanitaria aziendale. Io penso, e questo chiederò, questo sta venendo fuori, una riconversione graduale del presidio, cioè proprio per far sì che ci sia un percorso Covid, un percorso non Covid, affinché si torni anche a rioffrire quelle che erano le prestazioni del presidio ospedaliero fino a un mese e mezzo fa. Ecco, quindi l'ultimissima da parte mia, e questo chiederò nei... Prego. Sì. No, ho terminato, va bene. Ok, l'ultimissima da parte mia, ovviamente la ASL ma anche le istituzioni fanno, ovviamente sono i principali protagonisti del tracciamento dei contagi all'interno dei comuni. Ecco, come stanno andando le cose all'interno del territorio comunale di Atri, che per quanto riguarda il centro storico, ok, però poi ci sono anche alcune frazioni che chilometricamente non è facile tenere sotto controllo. Ecco, come stanno andando le operazioni? Ma Atri purtroppo in questo senso è una città in termini di numero assoluto che è stata fortemente colpita dalla pandemia. Ad oggi ci sono 67 casi positivi, peraltro concentrati poco sulle frazioni ma quasi esclusivamente sul centro. Sono numeri che ci preoccupano, tuttavia ecco qualche segnale incoraggiante: dai 170 tamponi fatti ai commercianti, alla polizia, ai volontari della protezione civile, quindi a tutti quelli che sono maggiormente a contatto con la popolazione, ci ha dato dei risultati incoraggianti, nel senso che ci sono solamente due positivi, peraltro non tra i commercianti, e quindi questo ci fa capire che comunque la situazione rimane piuttosto sotto controllo, nel senso che i problemi legati ad Atri si sapevano quali erano, cioè proprio a ridosso di quello che fu il decreto ci fu una cena corposa e sono usciti tantissimi positivi, però ecco, oggi tra l'altro c'è un'ambulanza dedicata da parte del SIESP esclusivamente ad Atri, e si dovrebbero concludere tutte quelle che sono le richieste di tamponi domiciliari, e quindi dovremo avere poi un numero abbastanza definito sul numero di casi che auspichiamo non aumenti. Paolo. Sindaco, allora, grazie Jacopo, prima di chiudere questo collegamento chiudiamo anche con una battuta, un po' per alleggerire anche l'argomento. Nei giorni scorsi aveva fatto già so dove vuole arrivare. Nei giorni scorsi aveva fatto un po' discutere un suo gesto, quello di togliere la bandiera dell'Europa dal comune, da Palazzo di Città. Tra l'altro questo episodio l'aveva fatta salire anche gli onori della cronaca non nazionale ma internazionale. Pentito di aver fatto quel gesto? No, io pentito non sono, l'ho e detto poi i motivi di quel gesto? Ma i motivi io l'ho detto, noi siamo europeisti e tuttavia quello è stato un gesto, se vogliamo così dire, simbolico, quasi a dire provocatorio nei confronti di un'istituzione che comunque sta deludendo anche i più convinti europeisti. Chiaramente non volevo offendere nessuno. E tra l'altro proprio grazie a questo gesto lei è finito su un giornale notissimo. Sì, sul Washington Post, fu intervistato da uno dei tre articolisti di un articolo che il 10 aprile mi pare è stato pubblicato sul Washington Post. Quindi Atri
finita... Atri c'è nel mondo, diciamo, se la vogliamo ampliare. Benissimo, allora con questa battuta possiamo chiudere sicuramente qui questo collegamento in diretta con Atri, con l'esterno dell'ospedale San Liberatore. Grazie al sindaco di Atri, linea che può tornare allo studio. Grazie. Grazie Paolo, grazie ovviamente anche al sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti. Noi diamo un po' di numeri di questa emergenza, soprattutto legata alla nostra regione, perché dall'inizio dell'emergenza Covid-19 fino a ieri, in Abruzzo i decessi di pazienti positivi al virus sono stati 232, come sapete, di cui 76 donne e 156 uomini, dunque il doppio. La percentuale dei deceduti sul totale dei casi positivi, che sono 2245, lo ricordiamo, è pari al 10,3%, un dato inferiore però di 2,5 punti percentuali rispetto alla media nazionale, che è pari al 12,9%. L'incidenza della mortalità in Abruzzo è inferiore anche a quella di altre regioni con popolazione simile, Liguria e Marche, mentre risulta superiore a Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. L'età media delle vittime di sesso femminile è di 80 anni, che scende a 75 invece per gli uomini. La media nazionale indistinta per sesso è pari dunque a 78 anni. Il più giovane dei deceduti aveva 38 anni, la più anziana 99. Tra i deceduti 18 sono di età inferiore a 60 anni, 43 di età compresa tra i 60 e i 70 anni, 65 di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, 77 di età compresa tra gli 80 e i 90 anni, mentre 29 avevano oltre i 90 anni. Dei 232 decessi, 20 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 48 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 98 alla ASL di Pescara e 66 alla ASL di Teramo. A incidere sulla mortalità in Abruzzo concorrono anche una serie di altre concause. Quasi un quarto della popolazione residente è composta da over 65. Pazienti più anziani significa anche l'incidenza di più patologie sullo stesso paziente, soprattutto diabete e malattie cardiovascolari, che associate all'età aumentano il rischio di complicazioni legate al Covid. Va precisato che nelle strutture ospedaliere abruzzesi l'andamento epidemiologico ha consentito il ricovero anche in terapia intensiva per tutti i pazienti le cui condizioni cliniche rendessero necessaria l'ospedalizzazione. E continua l'azione ispettiva della Guardia di Finanza di Pescara contro i fenomeni speculativi proprio legati alla vendita dei DP, dispositivi di protezione individuale utili per prevenire il contagio da coronavirus. A finire sotto sequestro è stata una parafarmacia che applicava rincari da urlo sui DP. Nella mattinata di oggi i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno messo i sigilli ad una parafarmacia con un punto vendita della zona stadio ed un altro nei pressi dell'ospedale della città d'Annunziana. Il sequestro è stato disposto dal GIP del Tribunale di Pescara su richiesta della locale Procura della Repubblica a conclusione di una prolungata attività di indagine condotta dai finanzieri. La farmacia già nel mese di marzo era stata oggetto di attenzione investigativa. I militari infatti avevano accertato che oltre 200 mascherine e confezioni di gel disinfettanti erano in vendita a prezzi da capogiro con ricariche superiori di gran lunga al 500% del loro prezzo d'acquisto. La titolare, una cinquantenne di Chieti, era stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di manovre speculative su merci, che prevede la reclusione fino a 3 anni e multe fino a 25.000 euro. La storia si è ripetuta in questi giorni quando le fiamme gialle, tornate nuovamente presso l'attività commerciale, hanno riscontrato ancora una volta le medesime irregolarità nella vendita dei DP. In questa seconda occasione si è accertato la reiterazione della condotta illecita, per cui, approfittando dello stato di bisogno dei clienti alla ricerca di dispositivi di protezione individuale, mascherine, confezioni di gel disinfettante e guanti monouso, erano nuovamente venduti con margini di ricarico sproporzionati fino al 2.900%. Mascherine FFP1 o confezioni di guanti in lattice monouso al prezzo di 17 euro, oppure confezioni di gel igienizzanti ad 11 euro. Circa 6.000 i prodotti complessivamente sequestrati nell'occasione, con ulteriore denuncia a carico della titolare per il medesimo reato. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo della parafarmacia e pertanto nella mattinata di oggi i finanzieri hanno posto i sigilli ai due punti vendita aziendali siti in città. Ennesimo risultato raggiunto dalle fiamme gialle di Pescara sin dall'inizio della situazione emergenziale ed indirizzato al contrasto delle pratiche commerciali scorrette poste in essere da chi approfitta dello stato di bisogno dei cittadini indifesi. E riguardo alle attività commerciali sospese nelle due giornate estive, particolarmente grave risultato
risultato il caso individuato a Città Sant'Angelo, dove in barba all'ordinanza del 7 aprile del presidente della giunta regionale d'Abruzzo, che vietava l'apertura nei giorni festivi anche delle attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, una macelleria è risultata operativa il giorno di Pasqua e il cui titolare ha deciso di aprire la sua attività per vendere carne per le tavole pasquali. Alla pattuglia del nucleo polizia economico-finanziaria giunta sul posto non è rimasto altro che sanzionare il titolare e provvedere all'immediata chiusura dell'attività commerciale, oltre che ad identificare e sanzionare anche ben 7 clienti che aspettavano il proprio turno per l'acquisto della carne. Chi invece può tornare a riaprire, lo sapete, sono le librerie. Noi siamo andati a Pescara, tra le librerie che sono aperte c'è il Bookstore Mondadori di Via Milano, dove questa mattina all'esterno c'erano clienti in fila. La Bookstore Mondadori di Via Milano a Pescara è una delle pochissime librerie aperte in città. Avete riaperto per soddisfare le esigenze della clientela? C'è gente in fila fuori, fate entrare 2 persone per volta. Sì, noi abbiamo deciso di riaprire perché speriamo, siamo ottimistici, speriamo che si torni il prima possibile alla normalità. E ovviamente con le dovute precauzioni, quindi anche se c'è un po' da attendere per la sicurezza di tutti, di noi dipendenti ma soprattutto dei clienti. E devo dire che le persone già da ieri sono cambiate negli atteggiamenti, sono più gentili, disponibili e soprattutto attente. Non pensavamo che già in automatico da sole prendessero i guanti, si disinfettassero le mani, quindi è veramente facile. Pensavamo fosse più difficile, invece le persone ci stanno dando veramente una grande mano. C'è un buon afflusso di gente questa mattina, così come ieri, nonostante la pioggia. Quali sono i titoli che state vendendo di più? Harry Potter, sia per bambini che adulti, perché con il fatto che hanno trasmesso i film il mese scorso c'è stato un boom di Harry Potter, altrimenti gialli anche vanno molto, e anche libri informativi sul virus. Quindi gli orari in questa particolare situazione quali sono al Bookstore Mondadori? Allora, noi siamo aperti da lunedì al sabato, la mattina dalle 9 alle 13 e invece il pomeriggio dalle 16 alle 19. E a Teramo la riapertura di librerie e negozi per bambini è a macchia di leopardo. Non tutti questi esercizi commerciali autorizzati hanno infatti deciso di riaprire al pubblico. Intanto ci sono file un po' ovunque, davanti agli uffici postali, alle farmacie, alle banche, ai supermercati. Ma le più lunghe sono quelle per ottenere dal comune i buoni pasto. Tania Bonnici Castelli. Nel centro di Teramo questa mattina si respirava, anche se attraverso le mascherine, un'aria diversa, un'aria di lento ritorno ad una quasi normalità. Riaprono i negozi di abbigliamento per bambini, ma non tutti, le ottiche allungano l'orario di apertura oltre le emergenze consentite e poi ci sono le librerie che con emozione ritornano, ma non tutte, ad accogliere il proprio pubblico di lettori. Alla fine un giorno positivo, nonostante la difficoltà del momento. Ovviamente bisogna essere fiduciosi e quindi l'apertura delle librerie in questo caso bisogna vederla in un atto di fiducia verso un paese che prima o poi avrà una ripresa, nonostante sarà lunga e complessa. Adesso sto sanificando i locali che comunque avevo sanificato anche prima della chiusura forzata, però per eccesso di zelo facciamo questo ulteriore servizio per la tutela della salute pubblica. Un servizio particolarmente apprezzato durante questa quarantena è stato quello della consegna del libro a domicilio, Pane per la mente. Ha funzionato tanto, ringrazio tutte quelle persone che mi hanno contattato, con molte delle quali sono diventato anche amico, c'è stato un percorso empatico tra di noi, continuerò nel pomeriggio quindi a fare consegna a domicilio, che penso sia la soluzione migliore, ancora la soluzione migliore in questo contesto. Ma la sorpresa più grande è sapere che i teramani durante questa forzata clausura in casa hanno preferito leggere o rileggere i classici. Hanno letto di tutto, dalla narrativa contemporanea a quella più umanistica e antica. Devo dire che io offro una selezione molto particolare di libri, quindi
hanno letto un po' di tutto, dai, molti classici e sono contento. Intanto per strada ci sono file un po' dovunque, davanti agli uffici postali, alle farmacie, ai supermercati, alle banche. La più lunga però è ancora quella davanti agli uffici comunali di Teramo, che rilasciano i buoni pasto e le informazioni sui sussidi di povertà. Un grande piano di opere pubbliche per rilanciare Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio ci ha descritto i progetti e ha annunciato l'idea di edificare un campus della scuola pubblica obbligatoria. Opere pubbliche da 7 milioni e mezzo di euro, e questo è il piano cantieri a Chieti dell'amministrazione Di Primio, che prorogata per almeno 6 mesi a causa del coronavirus ha dovuto programmare tutta l'annualità. 7 interventi prioritari però sono a rischio, perché per poter essere finanziati occorre che il comune riesca a vendere terreni e immobili. Tra questi lavori anche la messa in sicurezza delle scuole, rimasta in sospeso dallo scorso anno. I fondi che ci sono stati promessi a iniziare dal governo Renzi in poi sono sempre fondi che in realtà non coprivano neppure una minima parte delle esigenze. Il patrimonio immobiliare scolastico comunale, ancor più, ancor peggio quello provinciale, è un patrimonio appesantito dagli anni. Abbiamo però, come lo scorso anno, fatto anche richiesta di ulteriori fondi europei per poter arrivare alla ristrutturazione delle scuole. Laddove questi arrivassero, non avremmo bisogno della vendita dei beni. Il progetto del sindaco in eredità alla prossima amministrazione è quello di una cittadella della scuola obbligatoria, costruendo un nuovo polo dell'istruzione piuttosto che ristrutturare i vecchi edifici. L'idea che io mi sono fatto e che sto coltivando è quella di immaginare delle nuove strutture scolastiche, cioè non vale più la pena a volte ristrutturare l'esistente, ma forse vale di più iniziare ad adottare un criterio di campus della scuola pubblica, dove mandare i nostri figli dal nido sino alle scuole medie. Abbiamo individuato un'area dove questo si può fare, abbiamo individuato le scuole che potrebbero confluire in questo nuovo campus dell'istruzione obbligatoria. Questo progetto dovrebbe essere finanziato tramite privati con l'intervento di alcuni imprenditori. Un progetto di finanza dove il privato avrebbe, in cambio di un canone minimo e della permuta eventualmente delle vecchie strutture, che potrebbero essere ovviamente riconvertite ad altro uso, demolite, riconvertite, riutilizzate come volumi, in questo caso il comune avrebbe delle strutture nuove, efficientate sotto il profilo termico, sicure sotto il profilo sismico e soprattutto con dei criteri di qualità che le vecchie strutture, per quanto affascinanti, voglio dire, no, non riescono a garantire. Chieti inoltre utilizzerà i fondi per lo sviluppo urbano sostenibile, per acquistare mezzi ibridi, fare percorsi pedonali e trasformare l'ex pescheria in un centro culturale, nonché 300.000 euro per una rete wifi comunale. Mentre 4 milioni approvati nel master plan della regione andranno a finanziare la filovia che collegherà Chieti Alta all'Università d'Annunzio. Ci sono anche nella annualità 2020 delle nuove opere, tra le quali il completamento della rete filoviaria, quindi ci consente di avere la più grande rete abruzzese di trasporto pubblico totalmente elettrificato. C'è la filovia che verrà completata, ma nella annualità 2021 ci sono già stanziati 15 milioni di euro per la realizzazione del funicolare tra il polo universitario e ospedale. Usciamo un po' dall'alveo dell'emergenza coronavirus, perché questa mattina sono iniziati a Silvi i lavori di rifacimento del manto stradale della SS16, che è stato messo fortemente sotto stress alcuni mesi fa, lo ricorderete, dal massiccio passaggio di mezzi pesanti. L'intervento sarà ultimato entro il 31 maggio. Sono iniziati stamani i lavori di risanamento del manto stradale della SS16 nel territorio di Silvi, lavori che sono a totale carico di Autostrade per l'Italia e che si sono resi necessari a causa del deterioramento, conseguenza del massiccio passaggio di mezzi pesanti che si sono riversati sull'arteria stradale adriatica dopo la chiusura al traffico del viadotto Cerrano della A14. Già in quel periodo, da metà dicembre fino a fine gennaio, il manto aveva denotato dei cedimenti, soprattutto in prossimità dei
dei tombini e delle rotatorie. La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito del maltempo e delle piogge di marzo, con la creazione anche di diverse buche piuttosto pericolose per la circolazione dei mezzi, per quanto contenuta nelle ultime settimane a causa delle misure anti-coronavirus che hanno limitato il flusso degli autoveicoli. L'intervento sarà completato entro il 31 maggio. Il tratto stradale interessato si sviluppa per poco più di 6 km, dal chilometro 431,7 al 437,940, per una superficie di intervento di circa 50.000 metri quadrati. In particolare è previsto il ripristino del manto stradale mediante fresatura per una profondità media di 5 cm con seguente rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, strisce di delimitazione delle corsie, attraversamenti pedonali e strisce di arresto in corrispondenza dei semafori. In conseguenza dei lavori, nei pressi dei vari cantieri sono previsti il divieto di sosta su entrambi i lati della strada con eventuale rimozione forzata e l'istituzione del senso unico alternato garantito dal personale tecnico o dal semaforo movibile. Questi lavori sono il frutto di una trattativa portata avanti da me e dal sindaco Scordella con il direttore del settimo tronco di autostrade. Abbiamo trovato nel direttore una persona attenta ad ascoltare le nostre richieste. Inizialmente ci era stata fatta un'offerta da noi non accettata, che poi però le trattative hanno portato al rifacimento dell'intero tratto della statale 16. Per noi dell'amministrazione è un momento di rinascita, abbiamo colto un'opportunità da un momento di disagio per Silvi. Questi lavori insieme alla zona piomba che stiamo rifacendo e alla pista ciclabile, i cui lavori probabilmente partiranno a settembre per colpa dell'emergenza che stiamo vivendo, saranno comunque tutti insieme un momento per la rinascita di Silvi, per farla tornare quella che era, cioè la perla dell'Adriatico. Il Consiglio di Stato ha nominato un commissario straordinario per definire il piano economico-finanziario per la messa in sicurezza della A24 e della A25. I giudici hanno quindi accolto il ricorso di Strada dei Parchi contro i ritardi del governo. Un commissario per l'adeguamento sismico delle A24 e A25. Il Consiglio di Stato, con una sentenza del 20 febbraio scorso, ha accolto il ricorso di Strada dei Parchi contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha quindi nominato un commissario ad acta per definire il PEF, il Piano Economico Finanziario, nel quale dovrà rientrare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade. Il Consiglio di Stato infatti aveva posto l'obbligo per il Ministero dei Trasporti di approvare il PEF entro ottobre 2019, ma ciò non è mai avvenuto. La Commissione europea aveva chiesto per due volte chiarimenti all'Italia a proposito del piano economico-finanziario, ma non essendo giunta alcuna risposta dal governo, a fine gennaio la Commissione ha chiuso la procedura, facendo sfumare 3 miliardi e 100 milioni di finanziamenti europei. La Commissione ha però dichiarato di rimanere disponibile qualora l'Italia dovesse farsi viva. Il mancato dialogo ha inevitabilmente fatto allungare le procedure e ritardato i lavori di messa in sicurezza. Da qui la decisione del Consiglio di Stato di nominare un commissario, quale organo straordinario, per definire il PEF e giungere rapidamente alla conclusione del procedimento. La società del gruppo Toto ha accolto con estremo favore la decisione dei giudici. Secondo Strada dei Parchi, questa sentenza consentirà alla società di avere un interlocutore esecutivo con cui poter definire il PEF. Secondo la legge, infatti, all'ente concessionario spetta solo la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria e quindi non sarà di certo Strada dei Parchi a pagare i lavori. Soddisfazione anche da parte del sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D'Annunzis. Si avvia a conclusione un iter che ha mostrato, ha dichiarato D'Annunzis, tutta l'incapacità del governo a gestire la messa in sicurezza delle A24 e A25 in un'area di grave rischio sismico. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, anche sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento in diretta con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata, se lo vorrete, in compagnia dei nostri programmi.